Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale e in un mio nuovo video. Oggi andremo a vedere come piegare la stoffa con il metodo di Marie Kondo. Potete procurarvi dei cartoni ricavati da delle scatole oppure da una scatola di scarpe, come ho fatto in questo caso. Anche questa è abbastanza rigida, anche se tra le due preferisco quella delle scatole perché è molto più resistente. Tagliate tutte le parti eccedenti, come sto facendo io con le forbici, e mi raccomando, utilizzate un paio di forbici per la carta. Una raccomandazione che vi faccio sempre, perché se usate le stesse forbici per la stoffa, non taglieranno più la stoffa una volta che ritornate a tagliarla. Perché, come si suol dire, si rompe il filo. Quindi tagliate tutti i bordi, eliminate magari, ecco, parti di scotch e tagliate tutto. Poi potete utilizzare la stessa forma che vi piace per tagliare cartone. Quindi vi segnate con la matita tutti i bordi che poi verranno successivamente tagliati, tutti dalla stessa direzione. Ma riprendiamo il nostro cartoncino di scarpe, delle scarpe. Questa è molto più grande della media come scatola, comunque l'ho divisa a metà e poi prendo la mia stoffa. Ne approfitto per farvi vedere, siccome una di voi mi ha chiesto come identificare il dritto e il rovescio della stoffa, questa è la parte della cimosa. Come vedete, questo è il rovescio e questo è il dritto. Nel dritto ci sono queste specie di puntini che vanno verso l'esterno. Vedete? Questo è il rovescio, questo è il dritto. Solitamente, come vi vendono la stoffa, ve la vendono con il dritto all'interno. Allora, in questo caso io prendo il mio cartoncino, lo metto nella stoffa. Se volete potete anche stirarla precedentemente la stoffa, la metto in questo modo, la piego in questo modo e poi uso lo scotch per fare prima. Ma potete usare anche gli spilli, ma dopo lo vedremo. Ecco qui, è la mia stoffa, è pronta ed è rigida e rimane ferma, come se fosse un libro. Ora provo con questa stoffa che è elasticizzata, quindi una stoffa un po' diversa rispetto all'altra. In questo caso io devo prendere la stoffa come ve la vendono, in questo caso però il dritto è all'esterno. Controllo con il cartoncino quanto devo diminuire la stoffa e vado a piegarla in questo modo. Quindi il metodo che utilizzerete per piegare la vostra stoffa dipenderà dalla lunghezza, dall'altezza della stoffa e da quanto volete farla piccolina, quindi dipende da voi, dai vostri gusti. Non c'è una regola. In questo caso volevo farla piccolina, in modo tale che occupi pochissimo spazio. Quindi lo piego in questo modo e ci metto gli spilli. In questo caso dovete decidere voi cosa preferite di più, se gli spilli oppure lo scotch. In questo caso prendo le forbici perché ho un'eccedenza di cartoncino, quindi taglio l'eccedenza. E ho la mia stoffa bella e pronta, come vedete è bella compatta, come se fosse un libro. Mi preparo altri cartoncini perché ho deciso di piegarle tutte in questo modo, quindi tutti della stessa dimensione. Prendo questa stoffa che
che ha un'altezza ben diversa rispetto all'altra, perché questo è un tessuto per arredamento, e abbiamo detto che i tessuti per arredamento hanno un'altezza molto maggiore rispetto ai tessuti per l'abbigliamento. Prendo il mio cartoncino, vedo se mi va bene la grandezza e inizio a piegare, stirando bene la stoffa in modo tale che venga il più piatto possibile. La possiamo girare così, anche se forma un pochettino di spessore, e anche in questo caso la fisso con gli spilli. Ecco qua. Quindi la confronto con l'altra e vedo che hanno più o meno la stessa altezza. Quindi li posso mettere uno vicino all'altro e sono anche carini da vedere. Ho preso anche questa stoffa, volevo farvela vedere, anche questa è una stoffa per arredamento. Ho fatto la stessa cosa che ho fatto prima con il mio cartoncino e piego il tutto. Quindi prima di girare, vedete, io con le mani piego bene, nel senso lo stiro, diciamo, con le mani, in modo tale che venga bello piatto e aderente. Piego fino ad arrivare alla fine. E anche questo, come vedete, è proprio come se fosse un libro. Prendo tutti, controllo, più o meno hanno tutti la stessa altezza. Facciamo anche questo insieme. Questa è una tovaglia che potete utilizzare anche per modificare le tovaglie, non è essenziale comprare le stoffe nei negozi di stoffe, ma potete comprare anche tovaglie oppure altri tipi di stoffe, come può essere un lenzuolo, ad esempio. Vi piace il motivo del lenzuolo, potete utilizzarlo per fare altre cose, utilizzate la stoffa, risparmiando tra l'altro. Questo è un mio consiglio. Piegate bene, in questo modo, anche in questo caso, ho piegato tutto, decido di non fare quel risvoltino perché mi occupa troppo spazio, quindi metto il mio scotch. Nel lato è al centro, ai lati è al centro. Ed ecco qua, anche questo è pronto. Li confronto con gli altri e vedo che vanno benissimo insieme. Sono molto soddisfatta, anche perché rimangono belli rigidi. In questo caso vi faccio vedere invece un tessuto completamente diverso, che è il jeans. Potete anche fare come sto facendo io, mettere prima lo scotch in modo tale da fissare il tessuto al cartoncino. E vado a fare la stessa identica cosa che ho fatto prima, l'ho piegato, tutto in se stesso, e poi ho messo lo scotch. Potete mettere ovviamente gli spilli. Questo è un altro pezzo di tessuto che è veramente rovinato, come potete vedere. Purtroppo è stata la luce, state sempre attenti a non mettere le stoffe alla luce. Ho messo lo scotch per fissarlo bene nel cartoncino, anche in questo caso. L'ho girato e poi l'ho fissato con due spilli e uno scotch centrale. Potete anche fare così. E il lavoro è fatto. Questi sono nella mia libreria, dove tengo le stoffe. Alcune stoffe, come vedete, rimangono molto ordinate. E potete anche vedere subito il disegno.